facciamo oggi sono i sushi di fiori e caramelle. Avete tutti in mano un bicchiere di carta e anche una foglia verde. Prendiamo la nostra foglia, tagliate il gambo che è rigido, prendete la foglia, lasciate la parte con la punta più esterna, chiudete la foglia tutta intorno al vostro bicchiere, attaccate lo scotch sulla foglia, che è uno scotch che si chiama biadesivo, che vuol dire che attacca da tutte e due le parti. Avete tutti dei fiori vicino a voi, giusto? Mettete tutti la spugna dentro al bicchierino, prendete i fiori, li tagliate anche corti e li mettete tutti intorno in modo da riempire completamente la base. Più colori ci sono meglio è. Lo chiudiamo con un nastro un po' particolare. Sono caramelle buonissime. Lo facciamo diventare un nastro. Prendo il mio nastro caramelloso, lo giro intorno e faccio un nodo stretto stretto. Mentre voi terminate quello, io vi do un altro bicchierino. Adesso, vedete che avete questa formina, questa dima? La appoggiate e con le forbici dovete ripassare in modo da dare la stessa identica forma. Attaccate il biadesivo sul bicchiere, togliete la protezione, dopodiché tenendo la punta verso l'esterno, vedete, girate tutto intorno al vostro bicchiere e col biadesivo rimane attaccato. Dopo che avete fatto il fiocchetto al vostro contenitore, lo riempite di caramelle. Quando fate una cena con gli amici, invitate gli amichetti a mangiare la pizza, vi fate trovare questo come centrotavola e ogni amichetto si porta via il fiore e le caramelle.